Ben ritrovati a una nuova puntata di Alla scoperta dedicato alle eccellenze del territorio. Eccellenze non soltanto commerciali, ma anche culturali ed artistiche. Ed è proprio verso questa direzione che andremo in questa puntata con gli In Duo. Abbiamo qui Enrico Faletti e Veronica Losurdo. Benvenuti. Grazie. Grazie. E In Duo, come nasce? Come vi siete incontrati? Allora, lei in duo nasce da una mia idea, perché appunto qualche tempo fa cercavo un attore per creare degli spettacoli di musica con l'ausilio delle parole. E quindi è proprio per questo che insomma ho conosciuto Enrico e da lì abbiamo iniziato una collaborazione. E la voglia di unire la musica alle parole, come è venuta? Diciamo che nel mio percorso musicale avevo un po' voglia di staccarmi da altri musicisti per provare così a lavorare un po' da solista e cercavo appunto un supporto attraverso le parole e per questo ho cercato qualcuno che potesse insomma mettere in atto questo progetto. Un nome particolare, come vi è venuto in mente? Cosa significa? Ein è la dea celtica dell'amore, è stata, diciamo, proprio l'idea è anche stata di Veronica e devo dire che è stata veramente azzeccata perché all'inizio abbiamo sempre pensato di impostare tutto il lavoro su qualcosa di, diciamo, più di irlandese, come di derivazione proprio anche proprio dell'arpa celtica, però alla fine davvero ci siamo resi conto che si amplia un discorso proprio a 360 gradi. Abbiamo cominciato a lavorare insieme nell'estate del 2017 con il progetto di realizzare degli spettacoli insieme e diciamo pure che le prime richieste sono subito arrivate immediatamente. Difatti, abbiamo già a settembre del 2017 abbiamo debuttato con uno spettacolo proprio dedicato alle opere d'arte, intitolato Amore Psiche, sfumature d'amore nell'arte, e che abbiamo debuttato alla Mostra della Ceramica a Castellamonte. E da lì ci sono stati in un attimo un susseguirsi comunque di richieste, che effettivamente questo lavoro, per nostra davvero felicità, sta portando, perché non è soltanto un lavoro relegato a un contesto teatrale, ma davvero a una notevole apertura, perché tra i nostri vari progetti abbiamo comunque dei laboratori nelle scuole. Abbiamo anche dei momenti che sono dedicati alla presentazione dei libri. Poi direttamente sempre collegati alla didattica fino ad arrivare a quelle che sono proprio delle serate in location proprio particolari con tematiche che scegliamo noi oppure ci vengono proprio richieste in cornici veramente straordinarie. Come in occasione della giornata della memoria. E Esattamente. quindi la memoria della musica, che è uno spettacolo che metterete, che rappresenterete, diciamo, non so qual è il termine più adatto, considerando che tratta sia di musica che di parole, comunque a Castellamonte, a Murialdo, in frazione Murialdo, e poi a Torino. Com'è nata e da dove prende spunto e anche il nome? Ma allora, l'idea è nata da me ed è per questo motivo in realtà che ho conosciuto Enrico. Io sono molto legata sin da adolescente alla tradizione ebraica e volevo creare uno spettacolo un po' diverso dal solito. E quindi appunto cercavo un attore che mi supportasse in questo progetto. Parlandone con Enrico, abbiamo insomma letto vari libri, ci siamo un po' documentati e abbiamo creato questo spettacolo che è fondamentalmente nostro perché la maggior parte dei brani musicali sono scritti da me e le parole appunto sono state scritte da Enrico e quindi diciamo che il titolo si rifà appunto alla tradizione ebraica, al fatto che la tradizione ebraica è culturalmente parlando molto musicale, piena di musica,
Quindi in realtà anche se mettiamo in scena uno spettacolo ovviamente che parla di una tematica molto forte, ci saranno anche delle parti cantate all'interno dello spettacolo proprio per ricordare appunto la tradizione musicale ebraica. Uno spettacolo molto intenso che si rifà alla storia di una persona. Cioè, Sì, esattamente. ipotetica. Diciamo che sull'argomento è stato detto di tutto e quindi c'è la forte tematica comunque di impatto ormai è ovunque e circonda, diciamo, tutto quello che potrebbe essere considerato il periodo dedicato al giorno della memoria. E allora la domanda è stata. Perché quando abbiamo iniziato a lavorare sul testo è stata dove vogliamo arrivare? Vogliamo fare e dire qualcosa che alla fine risulta già detto, già fatto, oppure forse la cosa più importante è andare a cercare e a scrutare nel vissuto delle persone, in questo caso di una bambina piccola. Che vede con occhi diversi tutti gli orrori che ci sono stati durante il periodo della Shoah nella Seconda Guerra Mondiale e che con questo, difatti, lo spettacolo ha proprio questa particolarità di essere fortemente empatico, perché si va a unire, la parola e la musica, ma in un modo, da far visionare. Oltre il racconto di una bambina, proprio diciamo una leggerezza e un senso finale di speranza, che è quello che le persone che sono poi sopravvissute a tutto questo hanno portato nel cuore nei tempi successivi. Quindi sì, veramente intenso come spettacolo e soprattutto perché fa pensare a quanto è accaduto. Un viaggio introspettivo, per cui, di un Esattamente, periodo vissuto. esattamente. Soprattutto una cosa che abbiamo voluto fortemente rimarcare è che la memoria è collegata alla vita. Spesso viene istituzionalizzata, quindi c'è una data, quindi deve essere soltanto commemorata in quel momento. Invece è una costante di 365 giorni all'anno, perché spesso. Ed è anche la scelta per cui quest'anno abbiamo deciso di partire con questo spettacolo da Muriaglio. Spesso sono proprio i paesi, i piccoli nuclei abitativi che nella storia hanno vissuto in primis queste cose, hanno fatto, diciamo, anche la differenza, perché da lì poi inizia poi un tutto che si propaga verso tutto quanto. Perché spesso siamo a conoscenza di tante notizie che sono accadute, diciamo, quelle più imponenti, importanti nelle grandi città, però c'è anche un'altra storia che è quella, diciamo, più discosta. Qualcosa che spesso basta la parola di un anziano che ti apre veramente un mondo. Ed è da qui che abbiamo voluto iniziare il percorso della musica della memoria per quest'anno. Quindi da Frazione Murialio abbiamo detto 19 gennaio. Esatto, e poi andremo a Torino il 25 di gennaio al Piccolo Teatro Comico e in realtà, avendo fatto insomma, questo spettacolo l'anno scorso e avendolo rivisitato in chiave un po' diversa quest'anno, non ci aspettavamo ecco, di rifarlo anche quest'anno. Diciamo che l'anno scorso era un po' una prova È e una prova riuscita, sì, visto l'abbiamo che. superata, direi che l'abbiamo pienamente superata. Quindi io adesso saluterei i nostri telespettatori, lasciando agli in duo la parola per un'introduzione, scusate, una piccola anticipazione a quello che sarà lo spettacolo. Buon proseguimento.
fu mia sorella, credo, a dirlo al vento, che di colpo smise di soffiare, e alla neve che smise di cadere. Il sole arrivò, grattando via dal cielo un po' di quel color cenere. E quando si aprì il giorno, i soldati erano spariti dalle case, dalle torri, dai recinti di ferro. Solo un filo di vento, sottile come carta velina, giocava sul terreno, alzando piccole gocce d'argento. Anna. 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 Ma tu sei qui. Uscì di corsa sul piazzale, gridando forte. Anna mi soffiò incontro e si mise a girare e a turbinare intorno a me. Poi fece un guizzo e si alzò, alta nel cielo, fin oltre il sole. Ma che cosa succede? Disse la mamma, uscendo fuori. Arrivarono anche Sara e tutti gli altri. E io continuavo a gridare, e Anna, e Anna, Anna è qui. E su quel piazzale, grande appena, da starci stretti in piedi, si riversò in un secondo l'intero